Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Prima di cominciare voglio ringraziare tutti indistintamente, nuovi iscritti, vecchi iscritti, grazie, grazie, grazie. Video di oggi, come sempre lunedì, parliamo della mia rotazione di profumi settimanali. Profumi che ho usato la settimana che abbiamo percorso, che è finita per me ieri, domenica. E che video che faccio sempre, che so che piace tantissimo a voi, ma anche tantissimo anche a me, e video che condivido da qualche tempo con voi, dove parliamo dei profumi che ho usato, perché mi piace condividere, perché così voi sapete i profumi che ho usato, così io vi dico come mi sono trovata, cosa, se ve lo consiglio e così eccetera eccetera eccetera. Trucco che sto indossando è in La Labbra, questo balsamo piccante dell'Astra, che io adoro, 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 pizzica come la morte. E questa palette, che l'avete vista anche in mio altro video di Morphe, è una palette grandissima, dove le sto dando uso ora, perché non amo le palette grandissime, ma ne ho diverse, perché a suoi tempi ne avevo comprate tante e ora è il momento che le uso. Questa l'avete vista anche in quell'altro mio video. E così, oggi sono andata sul marrone, vedete, ho usato, non sto usando l'occhiale perché è buio, sapete che è cambiato il tempo, qui da noi è tutto il giorno che è buio, non solo per l'ora, ma anche perché è cambiato il tempo, è già da stamattina che è buio, come se fosse già sera, e sono le 5 ora e non c'è più luce e ho dovuto mettere la ring light. Con la ring light non posso mettere il mio occhiale perché si vede questa palla qua, è bruttissima. E quindi non ho potuto mettere le lenti a contatto e non ci vedo una massa, perché stamattina mi sono alzata con l'occhio così. Mi è successo già un'altra volta e spesso mi succede, ma non è niente di che. Poi mi do il colirio la sera e poi mi va via. Detto questo, cominciamo a parlare del mio video rotazione di profumi settimanali. Il primo profumo del quale parlerò è Rosso Intense di Hugo Boss, un profumo che ho sgamato, ho ignorato per tantissimi anni, nonostante che ne parlavano tutti. Io lo mettevo nel carrello, lo toglievo, lo mettevo nel carrello, lo toglievo, ahimè. Ho fatto il mio sbaglio più grosso, perché questo profumo lo avrei voluto avere molto molto prima, ma ormai indietro non si può tornare. Adesso ce l'ho, è un profumo che io sto amando. Chi ce l'ha mi può capire, chi non ce l'ha gli dico di comprarselo, perché è un profumo che costa davvero poco, ma è buonissimo. È a un costo molto basso, ma è veramente buonissimo. Profumo che troviamo con accordi agrumati, fruttati, legnosi, vanigliati, polveroso, piccante, fioriti, dolce, muschiato. È un profumo davvero, davvero buonissimo. Mi piace tantissimo, è particolare, è fruttato, è fiorito, ce l'ha tutte. Ha una bella persistenza, un bel sillage, e quando secca ha una bellissima evoluzione. Tutto questo che dico, lo dico basato sulla mia esperienza personale, sulla mia pelle, sul mio pH, quindi io dico la mia esperienza. Chi si vede nel mio gusto, nel mio pensiero e ha fiducia in me, può andare diritto come un fulmine, perché si vede nei miei gusti, quindi lo amerà come lo sto amando io. In testa troviamo l'arancio rosso, il ribes nero, la clementina e la pera, quindi parte con una partenza molto agrumata, ma con questo clementina, con questo ribes nero e questa arancia rosa che è profumatissima, ma soprattutto con questa pera succosa, dolce, quindi una partenza molto fruttata e agrumata, ma dolce dovuto a questa pera. E con questo mandarino, perché c'è anche il mandarino, sappiamo che il mandarino ha una profumazione spettacolare, più dell'arancio.
Poi lo zenzero, i fiori di arancio, la tuberosa, la flessia, il seme di hibiscus e nel cuore, quindi una parte frizzantina, una tuberosa, una flessia e quindi bellissimo. Con il fondo vaniglia, sandalo, muschio e cedro della California. Quindi questa vaniglia, questo cedro della California, questo muschio danno cremosità, dolcezza e, come posso dire, danno qualcosa di magico a questo profumo. È veramente fantastico. Non l'avrei mai detto, l'ho snobbato per tanti anni e questo è un profumo che ve lo consiglio tantissimo. Non solo per la qualità, la bellezza, ma anche per il prezzo. Secondo profumo è un profumo molto bello, molto amato di tantissime di noi. È un profumo che quando era uscito è stato super, super gettonato su tutti i social, parlatissimo, amatissimo. Stiamo parlando di Dolce & Gabbana, di Holy One. Di Dolce & Gabbana. Questo è come tutti i suoi flanker, sono buonissimi, ma questo in particolare è il mio preferito, con questa nota di caffè che mi fa impazzire perché amo il caffè nei profumi. Non amo il caffè come caffè, ma so che sono unica, più che unica per rara, ma non amo il caffè. Ma l'odore del caffè mi fa impazzire, mi ricorda anche la mia infanzia, mi ricorda la mia nonna e la mia mamma, sempre con quella macchinetta del caffè, quando mi alzavo per andare a scuola e sentivo quell'odore di caffè in tutta la casa, spettacolare. Questo è un profumo che troviamo, gli accordi, troviamo caramella, dolce, talcato, vanigliato, violetta, caffè, agrumato, speziato, caldo, iris e fruttato, sì, non so se l'avevo detto, perché non ci vedo, non ci vedo, ricordatemi, non ci vedo, ma non potevo fare in maniera diversa perché non posso mettermi neanche la lente contatto per colpa di quell'occhio che ho, mi sono alzata stamattina con l'occhio rosso. Allora, questo profumo, la sua bellezza qual è? A parte la sua persistenza infinita, il suo sillage. Tutto ha, amo questo profumo, quindi ha tutto quello che può avere un profumo. Troviamo in testa di questo profumo l'arancio e il bergamotto. Sapete il mio amore per il bergamotto in testa, in tutti i profumi. Ma questa parte agrumata insieme alla delicatezza della violetta fanno sì che ha una partenza molto bella, delicata, agrumata, fresca, bellissima, con un cuore di caffè. Pera, iris, fiori di arancio, rossa. Wow. Fondo di caramella, vaniglia e patchouli. Questo profumo è dolcissimo, è fresco, ma è dolcissimo, è cremosino, è bellissimo con questa pera, con questa vaniglia. Ma la nota che sento di più in questo profumo è il caffè, è la vaniglia e il caffè. E io lo adoro, io lo amo, lo amo, lo amo e quindi ve lo consiglio alla follia questo profumo di Dolce & Gabbana, di Holy One, wow, perché è stupendo. Sapete che non pronuncio bene, bene, bene i nomi, ma non importa, intanto ve lo scrivo giù nell'info box e quindi non c'è problema, non credo che sia un problema per voi. Ora parliamo di un profumo che ho usato sempre la settimana scorsa, che è un po' particolare. E fo questa premessa prima di parlare di lui perché non ve lo consiglio a scatola chiusa. Prima di tutto, a chi non piace il patchouli, non ve lo consiglio perché qui si sente il patchouli molto prepotentemente, ma un patchouli un po' particolare. Parliamo sempre di patchouli molto secchi o di patchouli meno secchi, quindi un po' dolcino. Questo è nel mezzo, non è né bianco né nero, non è né carne né pesce, questo è nel mezzo, non è né secco secco né dolce dolce, è particolare, è piuttosto un patchouli un po' fresco, un po' fiorito, un po' particolare. Stiamo parlando del patchouli di Etro, bellissima la bottiglia, bellissimo il packaging, amo questi profumi. Ne sento parlare sempre poco qui sul tuo, ahimè, perché
Buono, perché sono profumi di una bellissima qualità e di una bellissima intensità, di un bellissimo sillage, profumi da sciarpa, da cappotti, profumi ora per l'inverno che sta per arrivare. E qui da noi c'è queste giornate che piove, piove, giornate, come dico sempre, lumacose, lo diceva sempre la mia nonna, e infatti qui da me fuori in giardino c'è pieno di lumache. Però qui è un patchouli che a me piace indossare perché ha questa parte appunto un po' fresca, un po' agrumatina, un po' fiorita e un po' talcata dovuto al patchouli. Qui troviamo un patchouli che in testa apre con questa parte fresca del bergamotto e l'arancio e l'artemisia che dà questa parte un pochino verde, però la freschezza del bergamotto e l'arancio smorza tutto il resto del profumo e quindi è già buono, è già una bella partenza. Poi un cuore di sandalo, geranio e rossa. Questa cremosità del sandalo, questa rossa che dà questa parte fiorita e questo geranio che è l'unica punto un po' la pecca che a me mi piace meno perché il geranio dà questa parte un po' spigolosa che a me non piace nei profumi, però qui si sente un po' meno. Poi la base, che è quella che conta quasi di più che i profumi, perché è quella che vai a sentire dopo che il profumo è secco e si è adagiato e se è andato a amalgamare, se vogliamo, la vostra pelle. È il patchouli, ciprosso, ambrato, la menta, la vaniglia e il muschio. Qui si sente questa parte mentolata della menta con questa vaniglia, con questa dolce profumazione della vaniglia. Questo odore un po' ciprosso, un po' odore di cipria, di polveroso, ma buono. E la nota del patchouli. Ma è un patchouli, come ho detto all'inizio, particolare, per quello vi invito a, se avete la possibilità, prima di sentirlo, perché può non piacere, perché è un patchouli molto particolare, ma io l'ho voluto fortemente nella mia collezione, proprio perché è particolare, è un patchouli diverso e quindi io lo amo. Lo amo, non è il patchouli di Reminiscence, che a me piace moltissimo, è un patchouli diverso, non è meglio, non è peggio, è diverso. Per me è top. Andiamo a parlare del quarto profumo di questa carrellata e parliamo di un profumo che non ho preso. Brava Ami, non ho preso, mi sono dimenticata, ma parliamo di Uomini di Mugler da donna e questo profumo ve lo faccio vedere. Non l'ho preso perché mi sono scordata. È un profumo questo qui. Particolare anche lui per questa nota di caviale, c'è chi l'ha detto che puzza di qui, che puzza di là. Per me è un profumo particolare, ma è un profumo che a me piace prima di tutto perché è diverso a tutto e a tutti. E già solo per questo mi piace. Siamo abituati ad avere i profumi uguali a tutti, siamo abituati a avere i profumi che vanno più gettonati, più di moda, soprattutto i profumi di oggi più o meno. Mio parere, più o meno assomigliano tutti, soprattutto quando seccano la pelle, sembra avere il solito profumo, assomigliano un po' tutti. Questo è diverso. Questo profumo ha solo tre note, o almeno io ne ho trovati dichiarate solo tre note. E troviamo l'albero del fico, troviamo il fico, troviamo, no, quattro, la foglia di fico e troviamo il caviali. Quindi fico, albero del fico, fiore del fico, per non dire la fi, e la caviale. Perché? Perché l'hanno paragonato, dico, e la fi, puntini puntini. Perché? Perché l'hanno paragonato a quell'odore là, odore di pesce, odore di qui, odore di là. Per me è particolare, per me non sa di niente di quello. Ha semplicemente questa nota di caviale che si sente perché ha questa nota un po' marina dentro, ma che subito va a sparire e si va a sentire più la dolcezza, la particolare dei profumi
di Thierry Mugler. Perché qui stiamo parlando di uomo, di Mugler, sono tutti profumi di Mugler che hanno questo che di dolce, di elegante, di persistente. È un profumo, per quanto mi riguarda, buonissimo. È un profumo bello con il suo packaging particolare che è uscito fuori produzione, così dicano, ma io lo vedo ancora online dappertutto, quindi su Vintage tempo fa lo vendevano, lo vendono, lo trovate ancora. Se volete avere un profumo buono, particolare, e la vostra collezione, quello per me è da avere assolutamente. Poi parliamo di questo profumo, che stiamo parlando del quinto profumo, e stiamo parlando di World Intense di Kenzo. Kenzo World Intense di Kenzo. E questo fatto a occhio, quello più scuro. Questo è un profumo davvero, davvero bellissimo. Qui troviamo anche qui poche note, ma molto belle. Perché allo spruzzo. Bellissimo. Amo perché io amo l'occhio. Sono l'occhio, le adoro gli occhi. Tutto quello ha a che fare con l'occhio. Qui troviamo la prugna in testa, troviamo un cuore di peonia e gelsomino e troviamo in fondo la vaniglia. Allora, cosa sento in questo profumo? Sento la dolcezza, la cremosità, però se vogliamo anche la parte un po' asprina della prugna. Amo la prugna, vi ho già raccontato che ho fatto la marmellata di prugna, perché in casa mia amiamo la marmellata di prugna e amiamo anche la prugna come frutto. Si sente tantissimo questo odore dolce e cremoso di la prugna. Con questa parte, se vogliamo, fiorita del gelsomino e la peonia. Adoro il gelsomino, lo sapete, amo il gelsomino. E in questo profumo si sente tanto questa parte notturna del gelsomino. Con il fondo questo odore cremoso della vaniglia, che è quello che si va a sentire di più quando questo profumo secca e va a dare il meglio di sé. C'è questa vaniglia bella, dolce, talcata, cremosa e quindi questo profumo io lo adoro, ve lo consiglio vivamente, è bellissimo. E anche questi profumi di Kenzo si trovano a un buon prezzo, non sono carissimi, quindi io ve lo consiglio vivamente. Poi andiamo a un altro profumo che nell'altro video avete visto il suo gemello. In questo caso avevo usato questo. Questo l'altra volta, nel video anteriore a questo, avete visto quello col tappo beige e questo col tappo rosa. Qui troviamo un profumo vanigliato, legnoso, speziato caldo, agrumato, talcato, dolce, ambrato, fresco e con le note tropicali. Amo questi profumi dolci, lo sapete, le adoro, le adoro, le adoro. Qui troviamo in testa, appena prima lo spruzzo, bellissimo questa palette. Fucsia, questo colore lo adoro. Buonissimo. Buonissimo. Suo fratellino mi sembra che sia più dolce, ma questo è un dolce più fiorito, più. Qui troviamo il senzero, il pepe rosa, il mangostano, il mandarino e il limone. Quindi, infatti, parte con una partenza. Se vogliamo fresca, dovuto a questo mandarino, a questo pepe rossa, a questo mandarino, ma soprattutto allo senzero, che viene fuori questa parte piccantina del pepe rossa dello senzero e si sente, infatti viene un po' da stornutire. Poi troviamo nel cuore l'eliotropio, il neroli, la rosa di Damasco e quindi questa parte fiorita con questo neroli, con questo eliotropio, con questa rosa di Damasco. Ma poi al fondo di questo profumo troviamo assoluta di vaniglia, vaniglia del Madagascar e note boschive ambrosam. Io trovo tantissimo, tanta parte piccantina, proprio piccantina che danno al naso in questo profumo, poi la nota della vaniglia, tanta vaniglia in questo profumo.
tanta tanta vaniglia, fa c'ha una doppia vaniglia. Poi troviamo, si sente moltissimo il gelsomino, io lo sento tanto in questo profumo, mi piace tantissimo. Non lo so se trovate ancora questi profumi in giro, non so se sono discontinuati perché io tanto non le vedo, e cercatelo, secondo me le trovate anche su Amazon, anche cercatele e avete nella vostra collezione, perché sono davvero molto molto belli da avere, bellissimi. Poi questo profumo, del quale non ne parlerò molto perché ne ho parlato e nel mio video anteriore a questo vi avevo detto, in quel video lì, che questo profumo sarebbe stato nella mia rotazione di profumi, perché io l'ho usato la settimana che aveva percorso, di preciso mercoledì, me lo ricordo perché avevo una riunione. E quindi l'ho usato, ho ricevuto tanti complimenti. Questo profumo è un profumo che lo conoscete tutti, penso, perché è un profumo molto dolce, con quella nota, anche questa agrumata, con la nota del pepe rosa, con la nota di vaniglia, la nota di caramello. È un profumo gourmand, però con questa notte fruttata e fiorite che escano fuori, e quindi è un profumo molto bello, uno tra i miei preferiti di questo brand, e quindi io ve lo consiglio vivamente, e so che lo conoscete tutti perché anche questo è stato molto gettonato qui su YouTube negli anni passati, e ne hanno parlato tutti, e quindi lo conoscete tutti. Non ne parlo molto perché ne ho già parlato, sennò sembra di ripetersi. Quindi io con questo profumo ho finito il mio video, spero che vi sia piaciuto i profumi usati di questa settimana, spero che di essere stata del vostro gradimento e di aiuto per i vostri acquisti. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, vi invito di attivare la campanella per non perdere i miei prossimi video. Tutto questo sempre se volete. Nessuno vi obbliga a fare niente, ci mancherebbe, però come dico sempre, a voi non vi costa nulla, a noi ci aiutate a crescere, ci aiutate a stimolarci, a darci la forza e la voglia di essere qui a registrare video per voi. Poi vi volevo raccontare che è arrivato il momento, domani faccio questa dannata, maledetta biopsia, domani 31, e quindi domani questa settimana sarò tutta la settimana a casa, se starò meglio, se non mi darà fastidio, sarò qui a fare video con voi. Quindi un bacio a voi e al prossimo video. Ciao!